una rassegna di scuola, cultura e società nata dall'esigenza di dare voce a saggi critici di varia natura. Si presenta così la rivista Il Vascello, arrivata al suo quinto numero. Non è affatto un giornalino scolastico, ma un approfondimento semestrale di attualità e cultura curato da una redazione di docenti dell'Istituto Superiore Michele dell'Aquila di San Ferdinando. Una rivista ben curata in tutti i dettagli e diretta dal preside della scuola Carmine Gissi, con la collaborazione di persone che hanno fatto della poesia e della scrittura non solo un mestiere. La rivista non è riservata solo agli iscritti dell'Istituto dell'Aquila, ma è un vero veicolo di conoscenza alla portata di tutti. Non a caso il nuovo numero è stato presentato nella biblioteca di un'altra scuola, la Di Amicis. La cultura quindi non ha confini e quei professori di San Ferdinando lo stanno dimostrando. La rivista Il Vascello, che è una rassegna di scuola, cultura e società, nasce dall'esigenza che ci siamo dati come scuola, il nostro è un istituto superiore, di dare voce a insomma, saggi critici di varia natura, scritti da autori vari, facenti e non facenti parte della scuola. Abbiamo voluto così approfondire varie questioni. In questo quinto numero, che va a confermarsi come un numero di grande apertura a questioni di attualità e di studio, abbiamo un indice molto vario. Abbiamo una prima sezione di studi e saggi, una seconda sezione di storia e memoria, poi abbiamo i soliti asterischi che riguardano un po' le questioni che portiamo avanti a scuola, lo scaffale della poesia e una sezione di recensioni. Questa rivista è semestrale proprio perché non pretende di essere un giornale della scuola, ma vuole essere una rivista di approfondimento. E dunque, grazie al lavoro di una redazione che si riunisce periodicamente, è il più possibile curata in tutti gli aspetti, sia contenutistici che formali.